Non ci credo. Ma è davvero? Luci spente e benzina vietata. Ecco cosa accadrà a chi sceglie Grillo. Ma pensate che pagliacci, mamma mia, la prima pagina di un giornale. Lo sapevo che dovevo comprare il pesce oggi per incartarcelo con quello. Lo facciamo vedere, dai, facciamo vedere. Allora, dov'è lei? Dove l'hai visto? Ma forse è il giornale cartaceo, quello? E allora se è il cartaceo, vabbè. Vi facciamo vedere una cosa, se non l'avete vista. Comunque, la prima pagina, a quanto pare, del giornale di oggi. No, io spero che sia un fake. Non ci voglio credere. No, dai, non ci posso credere. Ora, vabbè che sono impresentabili e vergognosi, rischiano che gli togliamo. Anzi, rischiano, gli toglieremo i fondi, i giornali. Però non ci credo. Non ci credo. 22 miliardari in mutande che prendono a calci in culo una palla di cuoio piena d'aria. Ecco la definizione da parte di Claudio, del calcio. Ma davvero, Claudio? È vera allora sta roba del giornale? Io veramente non ci volevo credere. Sapete che non ne parliamo mai, però è vergognoso, vergognoso, vergognoso. No, no, tranquillo, reale. Prova davanti. Sì, no, la rivoluzione proprio se la stanno cercando in tutte le maniere. No, è così, non c'è dubbio. Ma... Io ti giuro, spero ancora che sia uno scherzo, non ci voglio credere. Quasi quasi andrei a comprarne una pagina. Ma roba da matti. Perché al di là di tutto quello che si può pensare, capisco, non sono mai stato in vita mia, mai in una campagna elettorale, non ho mai espresso ammirazione per nessun partito. A volte non ho nemmeno votato, lo dico con neanche troppa vergogna. Però obiettivamente sta roba qua non si può guardare. Sono proprio ridicoli. Sallusti, veramente sei ridicolo. Posso dirtelo che sei ridicolo? Perché non si tratta neanche di fare informazione, cioè questa roba qua è proprio spazzatura. Meschino Sì, è la parola più son giusta. d'accordo. Però Meschino. in effetti averci in casa una come la Santanchè non è che sarai allegro quando ti alzi al mattino, ma comprarti un cane come tutti gli altri, prenderti un animale da compagnia, così ti ritranquillizzi un po', magari ti alzi al mattino con qualcuno che ti scodinzola. Roba da matti. Però devo dire la verità. Ora, questa è un'espressione di Beppe, Vabbè, ma quelle sono le cose mentre giocose. sta giocando, per cui. Però se fosse incazzato fa paura davvero. Che roba ridicola. Però dire, perché luci spente, benzina vietata? Roba Casco ben allacciato in testa. No, slacciato, potevano da ma metterci il parlano, parlano casco questi che slacciato. stanno facendo i pullman con gli anziani e soprattutto le persone purtroppo molto semplici e li mandano, sì, togliamola perché mi viene la nausea e portano ai comizi di Berlusconi come quando si andavano insomma, volevo dire dai Azzone, su, chi se ne frega, quando invitavano gli anziani a fare le gite per andare a comprare i mobili o le gite per andare a comprare le pentole, è la stessa cosa. Questi hanno veramente un parterre solo di persone pagate e che li portano in gita, perché c'è un'intervista, ce l'hai da qualche parte, poi da farla vedere quell'intervista, il pezzettino che mi dicevi prima di Berlusconi. E dicevo, cioè veramente, ti prego Fulvio, aiutami, rendimi edotto, come dico spesso, tiriamo fuori questo video perché così si capisce il concetto anche strumentale. Vi faccio un esempio, Emilio Fede, che è stato tenuto per anni a Rete 4, poi è stato tra l'altro abbandonato a se stesso. Vorrei capire se lui è un po' arrabbiato, si è reso conto forse di essere stato usato come strumento per parlare alla casalinga di Voghera e non si arrabbino gli abitanti di Voghera per insomma, identificare lo stereotipo della persona che lavora in casa, magari non troppo acculturata, e faceva un telegiornale che chiamarlo telegiornale ci voleva veramente del coraggio, ovviamente era un rotocalco, era una macchietta, però ecco, le persone che avevano un minimo di sale in zucca e di capacità critica giustamente lo vedevano come qualcosa insomma, anche di buffo, se volete, no? Di nessuna attendibilità. Pensate che però parlava a 1,5 milioni di persone ed erano 1,5 milioni di voti, lo zoccolo duro delle persone ignoranti, purtroppo. Questa procedura di invitare, invischiare, organizzare questi pullman gli è rimasta, ce l'hanno proprio nel sangue. E questo video che stiamo per vedere è proprio sintomatico di questa cosa. Vediamo se Fulvio lo trova. In questo momento, mentre io parlo, lui sa che si sta avvicinando il momento in cui dirò: Ok, Fulvio, vediamolo. È nel panico, sta sudando quest'uomo. Vedete, fa finta di sorridere come le risatine isteriche, demoniache. No, non ti spostare dalla telecamera, stai in mezzo, stai in campo.
Che maledetto. Lo odio. Ma perché io poi mi ritrovo a dire un sacco di puttanate e invece è bella questa roba qua, che così sottolineiamo come funziona, perché abbiamo un mouse solo, ogni tanto ce lo strappiamo a vicenda. Ieri gli ho detto che gliene regalo uno finto, e così almeno di sera gioca, e che, oh, ma cioè, saremo liberi che mandiamo in onda sulla cosa direttamente Silvio Berlusconi. Però ecco, è interessante. Il video è di L'ultima parola? Cade. Meno male che Silvio c'è, perfetto, va bene. Io, meglio gioventù. Allora, la responsabilità di questo video, ci tengo a precisarlo, è di Fulvio Utique. Io non so neanche cosa sia in onda, mi ha detto fighissimo, guardalo questo, perché si vede proprio la sequenza, la gente, i pullman che vanno a vedere Silvio sul palco. Voi forse lo avrete già visti, però insomma ve lo faccio vedere. Andiamo a vedere, andiamo a vederlo direttamente. Ah, però aspetta, sai che cosa? Lo ritagliamo ancora un pelo sotto, perché sennò c'è il titolino e non si vede. Secondo me scende poi, vabbè, insomma, se no si tagliava. Ok, vediamoci insieme, me lo vedo anch'io per la prima volta. Questo video dura 3 minuti, dura abbastanza poco. Silvio, meno male che Silvio c'è. Cioè, sì, sono convinto, meno male che Silvio c'è ancora. No, almeno possiamo ridere un po'. Ah, la meglio gioventù. Ma questa non è una battuta che mi piace, perché magari ci sono delle persone anziane, poverine, che non c'entrano niente, che non si rendono conto, sono inermi. Io dico meno male che Silvio c'è, perché altrimenti non avremo grossi motivi per sorridere. Ecco a voi il video da L'ultima parola. Perché siete arrivati un po' tardi, posti... che famo, se non c'erano diritti. Chi vi ha portato qua? È un pullman della sezione di Burtina. La segretaria di... oddio, come si chiama? Meglio non farlo il nome. Berlusconi, prima di tutto, le valigie, l'IMU sulla prima casa, che la casa è una cosa sacra. E poi fa altre belle cose, le cose dei giovani, il lavoro ai giovani. Questa storia delle oggettine che dice? A casa sua può fare quello che gli pare. Beh, da lui che ce l'ha. Se queste ragazze fanno a gara per andare a letto con Berlusconi e lui le paga, buon per lui. Ce la manderebbe sua figlia ad Arcore? No. Lei ce la manderebbe? No. Lei ce la manderebbe sua figlia ad Arcore? Dipende. Cioè? Dipende. Siamo dire due, voi venite da? Da Loretta. Ma siete venuti col pullman? Sì, sì. Chi vi ha portato? La Loretta non so come si chiama io. A noi ce l'hanno detto, uno del centro. Che vi hanno detto? Di che andava a sentire la politica qua. È una mascotte del Popolo della Libertà. Come si chiama? Mica. Non ho capito. Il presidente comprava il sushi e lei e l'altra mia cagnolina erano impazzite quando lo guardavano. Pure sul cane Berlusconi ci ha avuto... Cioè, io non lo so, ma guardi che la signora, lei ancora si ricorda questa cosa 5 anni fa? Lei ancora si ricorda del cane? Quando lo vede, ecco Berlusconi, lui si alza. Ma soprattutto ad appassionare il popolo del PDL c'è la questione equina. Io faccio un appello, pensa come sono democratico, a tutte le forze politiche di aiutare i capannelle e i cavalli. Fammi sta cosa, ti ringrazio, la mandi, non è che la tagli, no? È l'unico che ci può aiutare, non è l'Ippica, perché rimetterà Zaia al Ministero dell'Agricoltura. Quindi per l'Ippica ci vuole Berlusconi. Ci vuole Berlusconi per forza. Allora, in segno così di lutto, adesso andiamo avanti così, perché questo era un film dell'orrore, qualcuno dice di David Lynch, montato da Luis Buñuel. Hai capito, Fulvio? Meno male che Silvio c'è, roba da matero. Allora, questa gente che è stata presa e trascinata a loro insaputa dentro questo teatro, probabilmente sono in genere le comparse che ci sono da Maria De Filippi. Un pomeriggio mi è capitato, un pomeriggio della settimana scorsa, di vedere addirittura alcune persone di una certa età che partecipano a, come si chiama il programma, quello della De Filippi, proprio amici, uomini e donne. E di pomeriggio ci sono le persone di una certa età, diciamo over 70, che ballano la mazurka. Cioè, Fulvio, non ci sono più i bellocci. No, vabbè, sì, ma no, ma qua siamo al film dell'oro. No, poi i prossimi 5 minuti li passo così, ve lo giuro, perché mi do all'ippica anch'io e cerco di uscire da questo delirio. Vedete, ho bevuto una piccola birra e mi è successo questo. Non, io dico sempre, non fatemi bere. Ecco, vedi, Davide Teolis dice, non lo fate mai più. Giuro, prometto, Davide, non lo facciamo mai più. Quelli del Ku Klux Klan hanno rapito Matteo. Ragazzi, veramente, io quando guardo questi video, sarà che io sarò rincoglionito, ma sai che mi sembra di tornare indietro di 50 anni, di vedere un'Italia che non conosco? Poi mi rendo conto che probabilmente esiste ancora questa Italia. Bah, vabbè.
È veramente. Ho 4 biglietti per la Giamaica. Se vieni su Silvietto me ne vado. Non ti preoccupare, comunque in Giamaica ci vengo anch'io, Andrea, ci ritorno volentieri. Signori, sono tutte comparse pagate dal nano. Sì, sì, l'abbiamo appena detto. No, ma ragazzi, è pazzesco. E poi dicono che i giovani si drogano. Ma l'avete vista l'ultima, quella che era addirittura al telefono, che chiamava? Che... No, no, ma non me la levo questa roba qua dalla testa, ragazzi. Non vi preoccupate, non me la levo. Roba da matti. Vabbè. Ciao Silvio. Ciao. Signori, mi consenta. E adesso non mi lievita più la pizza. No, no, allora me lo levo. Allora me lo levo. Aspetta che sono partite anche le cuffie. Roba da matti. Roba. Io, se poi dico che mi fanno tenerezza, se poi dico che mi fanno tenerezza queste persone, poi qualcuno si scaglia contro di noi, ecco, ve la prendete con le persone anziane, è che voglio dire, bisogna essere proprio rinco, cioè lì l'Alzheimer ormai ha già lavorato proprio a fondo di quei cervelli lì, boh. Vabbè, però capisco che esista una parte d'Italia che io lo dico, mi sembra strano anche perché non ho la televisione dal 2001, quindi attenzione, raddoppio Samp, grazie Robin supereroe. Allora adesso io metto una canzone, Fulvio intrattieni i nostri amici, che vado a vedermi un secondo il gol, non posso? Ma dove vai a vedere? Di là, accendo, c'è pieno di streaming, quelli simpatici, gratuiti, volevo vedere. Allora no, cerchiamo, non ce la faccio, Mauro, cercare di parlare di robe serie. Abbiamo appena visto Silvio Berlusconi con la sua serie di accoliti presi e strappati dalle donne, insomma, dai loro tinelli dove fanno la calza, e dagli uomini, dalle bocciofili, e sono state buttate dentro un teatro. Tanto qualcuno diceva, ma non dirlo, chi è che ci ha portato qua? Perché non, è meglio non dire niente. Ai quali probabilmente hanno venduto anche le pentole e la Fidelity Card mentre andavano là. L'altro non ricordava il nome dell'autista. Roba da male. L'ha portato qui. Roba da male. Eppure, ragazzi, c'è pieno di sta gente. C'è pieno zeppo. Se no, non si spiegherebbe come mai Mario De Filippi siano secoli che va avanti con questi programmi spazzatura. Purtroppo. È così. No, non ci fate vedere queste cose pornografiche. Tra un po' vomito. Lucio, guarda, devo dire la verità, ho rischiato. Mi ricordi la scena di Django e quelli del Cucu? Oh, Stefano, giuro, mi vergogno, ma visto che io sono un appassionato ovviamente di Tarantino, ma da quando siamo barricati qua dentro, finiamo a delle ore impossibili, non ho ancora visto Django e mi sta salendo una scimmia che è aggrappata qua dietro perché voglio andare a vedere il film. La prima cosa che faccio il 23 di febbraio, durante la pausa, finito lo tsunami, fino al 25 ci abbiamo un giorno, lo faremo un giorno di pausa? Se il 22 siamo a Roma, il 23 saremo tornati indietro. Potrò il 23 sera andare con un mio... chiamo una mia amica, no, io in genere il cinema vado da solo e vado a vedermi Django. No, Django, figurati se mi addormento con Tarantino. Tra l'altro mi hanno detto che è un film strepitoso, che è una storia, vabbè, strepitoso non faccio fatica a crederlo, ma che abbia anche una storia romantica, sempre un po' di splatter, le cose che piacciono a noi, però anche romantica.